Allora, signor Sindaco, dopo l'aumento delle latarie al 36%, quali saranno i vantaggi per Cerignola? Allora, cominciamo a dire che l'aumento del 36% è per il 25% obbligato. La legge dice quanto spendi, tanto devi tassare. Nel nostro caso è aumentato del 25% il costo del trasferimento dei rifiuti da Cerignola a Massafra, come è aumentato per tutti, e quindi il 25% è un aumento obbligatorio. Poi, dato che amministrare significa prendere delle decisioni, io ho ritenuto di chiedere un sacrificio ai cittadini dell'11% di ulteriore aumento della Tari. Perché? Perché Cerignola va dotata di compattatori che garantiscano la raccolta completa del rifiuto ogni giorno. Cerignola va dotata di quattro spazzatrici che garantiscano che venga spazzate le strade di tutta la città. Cerignola ha bisogno di una lavastrade efficiente, perché stiamo circondati da escrementi, specialmente dei nostri amici cani che ci deliziano su ogni marciapiede. Cerignola ha bisogno di almeno 200-250 cassonetti nuovi, perché quelli sono ormai, che stanno in strada, sono inutilizzati. Cerignola deve andare verso la raccolta differenziata. Lo so che ci sono i geni della tastiera che queste cose le fanno senza spendere una lira. Purtroppo non è così, bisogna spendere. Per arrivare a questi servizi abbiamo dovuto chiedere questo sacrificio. Non ho paura di aver chiesto questo sacrificio, mi dispiace, ma non ho paura, perché alla fine i cittadini converranno con me che ne è valsa la pena. Ok, buon lavoro. Grazie.